Vice sindaco ha dato il buon esempio e ha fatto anche lei la tessera del tifoso. Sì, la prima volta che mi si presenta la necessità perché non potevamo andare a Cittadella e siccome mi pare che è un derby così anche simpatico, oltre che importante, insomma, per le due realtà della stessa provincia, ho ritenuto a questo punto di doverla fare. In fondo, se c'è una disposizione del Ministero, giusta o sbagliata che sia, questa non è l'oggetto della discussione. Le leggi si applicano, eventualmente chi ha la titolarità le può cambiare, vale anche per le nostre amministrazioni. C'è la legge che prevede la tessera del tifoso, poter andare tanto più se c'è il divieto e a questo punto ho ritenuto opportuno farla. Questa tessera è in visa della maggior parte degli ultras italiani e anche padovani. Lei che idea si è fatto? Come mai secondo lei c'è una chiusura così netta da parte della frangia più estrema del tifo verso la tessera del tifoso? Ho l'impressione che il problema sia quello della preoccupazione di essere schedati, ma io penso che chiunque di noi, anche se c'è sempre un problema di privacy, ma a parte che siamo in un luogo pubblico, nel momento in cui si comporta correttamente, il problema non ce l'ha mai, perché anzi voglio dire, l'identificazione aiuta a identificare che mi sono comportato bene. In questo senso forse dovrebbero rivedere un po' la posizione, credo che prima o poi insomma, troveranno modo di aggiustarsi perché in fondo andare a vedere una partita e rimanere fuori non è neanche simpatico, conviene sciogliere il nodo. Capisco i primi mesi in cui uno tenta perché spera che nel frattempo, come succede talvolta in questo paese, cambino le leggi, siccome non è accaduto, tanto vale prenderne atto e, insomma, e adeguarsi. Per quanto riguarda invece gli ultras padovani, hanno deciso in qualche modo di chiudere completamente il dialogo con le istituzioni padovane. Lei aveva già preso posizione a questo riguardo? Io penso che le istituzioni sono sempre aperte a tutti perché non sono patrimonio dell'intera collettività. Non capisco la ratio di questi atteggiamenti, talvolta di chiusura, anzi quasi sempre, insomma, di una parte piccolissima della tifoseria. Mi dispiace, però no, prendiamo atto, ce ne facciamo una ragione. Insomma, credo che sia un problema che poi alla fine danneggia soprattutto loro e rischia in qualche modo anche di danneggiare la società. Noi da parte nostra non facciamo mai ritorsioni perché vogliamo, come dire, collaborare con tutti. Spero che ci ripensino. Un'ultima domanda sul Padova, come vede questa stagione? Partiamo col favore dei pronostici. Beh, indubbiamente è stata allestita una squadra importante con giocatori di grande classe, di grande livello, fra l'altro con una rosa anche molto lunga, per cui anche la lunghezza del campionato consentirà, fra l'altro, di vederli giocare quasi tutti. Io penso che siamo davvero nelle condizioni di poter sognare un campionato di testa. Potrà galvanizzare anche la tifoseria, già martedì scorso l'ha dimostrato, perché 9.000 presenze alla fine di agosto è un numero davvero davvero importante. E se cresce, come abbiamo visto anche durante il campionato, alla fine eravamo anche 25.000. Avere uno stadio così ricco di presenze, con il calore umano e lo senti scatenarsi, anche l'Euganeo sembra la fossa dei leoni. Allora, meglio va la squadra, più avremo le presenze e questa fossa dei leoni finalmente ce l'abbiamo, la riconquisteremo anche in termini simbolici.